dell'azione miofasciale che possiamo attivare con degli strumenti tipo appunto i blade o i fibrovisori. Quindi siamo due relatori, sono io Rosario Bellia e Corrado Comunale. Quindi la stiamo facendo sul canale, sulla pagina appunto di Taping Kinesiologico, perché con Corrado stiamo collaborando, stiamo cercando di mettere insieme tutte e due le nostre esperienze. Nel campo appunto del trattamento miofasciale. Quindi adesso vi faccio salutare da Corrado. La mia relazione sarà prettamente sulla fascia e sul fisioblade, invece la sua relazione adesso vi dirà lui su che cosa. Ciao, buonasera a tutti, piacere di sentirvi, per tutti quelli che si sono collegati e ci hanno già seguito. Io mi occuperò di dimostrarvi come è possibile, come sia possibile integrare i ferri per la fibrolisi medica, quindi fibrolisori finalizzati alla normalizzazione degli addensamenti miofasciali, in associazione all'uso del legame della lama nello specifico. Stiamo parlando di FCF, fibrolisi connettiva fasciale, quindi una tecnica che sfrutta praticamente tutte le componenti del ferro, non soltanto la spatola. Quindi io ridò parola a Rosario, dopodiché mi allaccerò al suo discorso e vi presenterò la mia metodica, che è quella che poi verrà integrata in una fusione, in partnership con la manipolazione strumentale, gli ASTI Tools proposta da Rosario Bellia. Grazie, vai Rosario. Ok, allora torniamo ancora torniamo per quanto riguarda la relazione che vi presenterò io. Come vedete, sto parlando di meccanotrasduzione, quindi questa, diciamo, come viene percepita e come viene trasformata una sollecitazione che noi diamo al nostro corpo, alla nostra cute, come viene trasformata dalle strutture anatomofunzionali. Ah, ecco, chiedevo a Corrado di cercare di condividere questo live magari in giro per Facebook, e chiedo anche a chi ci sta ascoltando in questo momento se può condividerlo con i colleghi che pensano possono essere interessati. Ecco. Diciamo il fenomeno più importante che viene stimolato con il contatto sia della mano, quindi il contatto manuale, che il contatto strumentale, che può essere fatto con qualsiasi tools, che può essere fatto con qualsiasi blade, praticamente va a cambiare, quindi stimolazioni meccaniche, termiche, chimiche e locali che vengono fatte sulla cute. Praticamente innescano un fenomeno che si chiama tixotropia. Quindi la tixotropia è quel fenomeno per cui il connettivo da stato di gel passa in stato di sol, e quindi praticamente può essere deformato. Ecco, questa è la base di tutto quello che noi facciamo sulla cute del nostro paziente. Adesso andremo a vedere quali sono le disfunzioni che noi andiamo a trattare con il nostro intervento, e capiremo. Ecco, qua sono segnate, come vedete, in queste immagini, appunto una pressione diretta, quindi verticale, come questa, o una pressione tangente che viene fatta sulla cute. Ecco, queste pressioni, in base alla direzione, in base alla forza che viene impressa e alla superficie di contatto. Ecco, per esempio, una superficie di contatto di un gomito rispetto a una superficie di contatto di un fisioblade sul corpo del nostro paziente, sicuramente hanno due azioni totalmente diverse. Il fisioblade, avendo, o comunque un tools, un blade che volete usare, ha una superficie di contatto più limitata, e quindi, essendo più limitata,
diciamo, è più selettiva, va più in profondità. Con queste azioni che noi facciamo sull'epiderme, sulla cute, praticamente andiamo a stimolare un'infiammazione controllata. Quindi l'infiammazione controllata ci produce come primo segnale un aumento della temperatura. E questo aumento della temperatura, secondo quello che dice Stecco, che vedremo subito dopo, quando ci avvicineremo ai 40 gradi e quindi queste frizioni che noi produciamo sulla cute del paziente ci porteranno un innalzamento della temperatura a 40 gradi, la fascia sarà più deformabile e quindi riusciremo a fare un release miofasciale, che è il nostro obiettivo terapeutico. In questa slide vi riporto alcune pubblicazioni che sono fatte su PubMed e quindi sono 76 item e che potete andare a, diciamo, a consultare. Ecco, queste sono tutti studi scientifici sull'efficacia degli ASTI. Quindi praticamente questi attrezzi che vengono usati per andare a stimolare la cute. Andiamo a vedere quali sono le strutture che noi stimoliamo più di tutti. Stimoliamo la fascia. Questa fascia che è un tessuto polifunzionale e che permette la motricità corporea nel momento in cui non ho... c'è un ritorno di voce, Corrado. Di sotto. E quindi praticamente è che può in alcuni casi, quando è disfunzionale, può incidere sulle disfunzioni del movimento. Solamente a livello didattico viene fatta una classificazione da Villard praticamente sui piani endofasciali. I piani endofasciali sono 4, quindi che vanno dal superficiale al profondo viscerale splancnico e fasciale meningeo. E chiaramente questi piani, se non hanno un adeguato sliding, quindi uno scivolamento corretto, possono dare una disfunzione del movimento. La fascia è un network funzionale, come sappiamo, un tessuto attivo complesso, un unicum funzionale, ecco, che va all'interno di una logica di tensegrità. Quindi che cos'è la tensegrità? È un termine ingegneristico che si riferisce a una struttura che è composta da puntoni rigidi, che nel caso umano sono le ossa, e da tiranti elastici, che invece sono i muscoli. Quindi quando c'è un giusto equilibrio, per esempio fra agonisti e antagonisti, noi vediamo che abbiamo anche una funzione di movimento fisiologica. Ecco, quando c'è una disfunzione, che può essere data anche da aderenze, possiamo avere un restringimento del movimento. Quindi la fascia può andare incontro a una, può essere imbrigliata, perché la viscosità propria della fascia non permette questo sliding, questo scivolamento dei foglietti uno sull'altro. Andiamo a vedere adesso invece appunto questo sliding, il concetto fondamentale, come giustamente sottolinea Stecco con tutte le ricerche che ha fatto sui cadaveri, praticamente fra queste quattro strati di fascia c'è uno strato di connettivo elastico ricco di acido ialuronico, e l'acido ialuronico facilita questo scivolamento. Quindi diciamo è fondamentale avere un giusto equilibrio di questo acido ialuronico, e vedremo che è molto collegato alla tipologia di movimento che facciamo. Quindi Stecco qui ci dà, Antonio Stecco, quindi il figlio, non Luigi che è il padre, quello che diciamo, ha fatto gli studi più approfonditi, adesso ha preso in mano tutta la tecnica e anche gli studi di approfondimento. Antonio Stecco praticamente ci dice come ci può essere per una insufficienza di acido ialuronico si possono creare degli attriti fra questi foglietti di fascia, e quindi diventa il prodotto finale sarà un movimento disfunzionale. Quindi questi legami idrici che ci sono sono molto importanti, perché sono quelli che gestiscono la viscosità della fascia. Più la viscosità è bassa, più riesco ad avere un movimento che è fisiologico. Ecco, cerco di andare veloce per cercare di arrivare più presto possibile verso la parte pratica, quindi dove presenteremo il fisioblade.
Allora, che cosa sono i corpuscoli aderenziali di fibrosite? Tutte le volte che abbiamo un trauma diretto, un sovraccarico funzionale, una postura prolungata oppure postumi da intervento chirurgico, praticamente si forma un essudato sierofibrinico. Questo essudato sierofibrinico crea un aggregato proteico, cioè crea, è ricco di aggregato proteico e quindi praticamente si addensa e crea la cosiddetta fibrosite. Questa fibrosite crea un attrito in questo sliding fasciale e quindi andiamo incontro a una disfunzione del movimento. La fascia praticamente nei momenti di contrazione e rilassamento si adatta a quello che è il movimento, quindi se il movimento, se la fascia ha un suo movimento, una sua funzionalità diciamo fisiologica, si adatterà, se invece non ha, ha una disfunzione, ci sarà una disfunzione del movimento. Come potete vedere da queste immagini, noi abbiamo, come definisce Stecco, la fascia praticamente ha degli incrociamenti, vedete, e questi incrociamenti hanno un angolo di 45 gradi fra di loro. Questo è un elemento molto importante che dobbiamo tenere presente nel momento in cui faremo il nostro trattamento al paziente, ok? Un'altra cosa importante che definisce Stecco è praticamente la propriocezione, quindi la fascia è innervata e quando ci si muove, siccome è ricca di meccanocettori, questi meccanocettori danno delle vie afferenti al sistema nervoso centrale, quindi a questo grande network che abbiamo a livello cerebrale, e quindi ci dà la posizione nello spazio, quindi lo schema motorio. Qui possiamo vedere come ci sono alcuni preparati che ci fanno vedere gli strati della fascia, vedete? Quindi quest'intima correlazione che c'è fra la fascia e il muscolo. Ho cercato di mettere questa immagine perché è molto esemplificativa, poiché in alcuni muscoli, come possono essere quelli dell'avambraccio, come può essere il comparto anteriore della gamba, quindi dove abbiamo i peronieri, abbiamo il tibiale anteriore, abbiamo anche questi setti fasciali che sono quelli che ricoprono i muscoli. Quindi basta avere una disfunzione a livello del setto e avrò un problema di sliding. Quindi le patologie, questo qua lo sappiamo. Quindi quali sono, nel momento in cui c'è una densificazione tissutale, io avrò una riduzione della scorrevolezza, una difficoltà circolatoria, una disfunzione delle terminazioni intrappolate, perché non c'è questa scorrevolezza nemmeno nelle terminazioni nervose, e una incoordinazione del movimento. Ecco, queste sono un po' le disfunzioni che noi andiamo a verificare. La sintomatologia chiaramente è tutta correlata, quindi avrò appunto una limitazione della mobilità articolare, un dolore riferito, un dolore periarticolare, delle retrazioni, un'incoordinazione. Ricordiamo che in movimento abbiamo sempre un muscolo che si contrae e l'antagonista che si rilassa. Nel momento in cui ho una problematica in un muscolo, avrò anche una disfunzione di movimento correlata a questa funzione. Quindi questo è molto interessante, un'immagine di un'aderenza che si trova su internet. Un concetto fondamentale, stiamo per arrivare alla tecnica esecutiva, è l'infiammazione controllata. Questa infiammazione controllata è fondamentale perché, come dicevo prima, io avrò un aumento della temperatura corporea che devo cercare di arrivare vicino ai 40 gradi per cercare di avere la possibilità di destrutturare, ecco qua, vedete, destrutturare le restrizioni di la fascia dove è imbrigliata, e per destrutturarla la temperatura deve arrivare a quel livello lì. Ecco, però in questo modo io creerò un'infiammazione. Il terapeuta deve essere così bravo da fermarsi quando ci sono i limiti, quando si sta arrivando al limite. Il limite in questa tecnica sono le petecchie, che sono dei puntini rossi che si intravedono proprio sulla cute. Quindi questa è la preparazione per cercare di avere
una destrutturazione. Ecco, invece adesso praticamente vi parlo del PhysioBlade, quindi questo strumento che io uso da tanti anni e che è diciamo molto funzionale per cercare di raggiungere questi obiettivi di trattamento miofasciale. Adesso pian pianino entreremo nel merito. Questa è la mia certificazione internazionale. Io sono docente unico in Italia di questa tecnica perché sono andato a fare il corso in Germania direttamente dall'inventore di questo attrezzo. Adesso vediamo un attimino le caratteristiche. Allora, tutti i blade e tutti i tools che vengono utilizzati in frizione sull'organismo derivano tutti dal gua sha. Il gua sha è una tecnica della medicina tradizionale cinese e come vedete a quei tempi si poteva avere diversa consistenza, poteva essere di legno, di osso, di giada, di avorio anche. Quindi invece adesso noi preferiamo gli attrezzi d'acciaio, comunque metallici, perché è più facile da disinfettare, visti anche tutti i problemi che abbiamo di malattie infettive. Molto interessante da approfondire è questo concetto del tocco percettivo indotto, quindi è un tocco molto lieve che viene dato nelle zone corporee che sono disfunzionali e che permettono un'attivazione dei circuiti di inibizione del dolore e quindi una stimolazione a livello centrale, quindi dal periferico al centrale. Questa è molto interessante perché è uno studio del 2019 del professor, in questo momento non ricordo il nome. Andiamo alla parte pratica. Quindi la parte pratica abbiamo un'azione meccanica sulle aderenze e sui noduli fibrosi, un'azione circolatoria di vasodilatazione, una liberazione di stamina, vedete, il drenaggio emolinfatico, e poi vedremo che la tecnica è un po' diversa, e un'azione riflessa sui trigger point e i dermatomeri. Quindi le controindicazioni, questa è una pagina importantissima a cui io tengo molto e che durante i corsi la sottolineo tantissimo. Noi siamo dei terapeuti e il primo nostro obiettivo è quello di non nuocere, quindi noi dobbiamo stare molto attenti come applichiamo queste tecniche. Quindi controindicazione assoluta: la pelle deve essere integra, quindi non ci devono essere ferite, infezioni, tumori, fragilità dei capillari. Se mi accorgo che il mio paziente o mi riferisce fragilità capillare o mi accorgo che ha dei piccoli ematomi, io non utilizzerò questa tecnica. Uso di antiaggreganti: zone vietate sono il seno carotideo e i vasi superficiali, le vene varicose sono anche una controindicazione. In stati infiammatori acuti e le cicatrici recenti. Le cicatrici devono essere stabilizzate, oppure le connettivopatie, quindi la sclerodermia è una controindicazione assoluta. Indicazioni terapeutiche l'abbiamo viste prima, adesso pian pianino andiamo alla parte diciamo tecnica. Adesso la medicina moderna deve essere vista come un lavoro di equip, non possiamo pensare di lavorare da soli. Anche perché noi abbiamo detto. Se posso, signor. Inossidabile, i bordi sono concavi e convessi. E i bordi sono smussati a 40 e 60 gradi di angolo. Questo è molto importante perché ci fa gestire la profondità di azione, ok? È un solo attrezzo, questo è un grande pregio, perché con questo solo attrezzo si riesce a fare praticamente tantissime azioni, quindi è un attrezzo polifunzionale. I buchi servono per migliorare l'impugnatura. La manualità, abbiamo delle tecniche di manualità specifica in base a quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere.
E adesso invece vi faccio vedere il futuro praticamente, l'integrazione dell'elame e della fibrolisi. Diciamo, questo è il lavoro che abbiamo fatto di ricerca insieme a Corrado, e abbiamo messo insieme le due tecniche per cercare di offrire sia durante la formazione ma anche ai colleghi che vogliono diciamo avvicinarsi a queste tecniche degli strumenti che sono testati da noi con la nostra esperienza e che ci permettono di ottimizzare i risultati. Questi qua sono le lame, quindi questi sono i blade, e invece questi qua sono i ganci. Poi vi spiegherà meglio Corrado sui ganci. Ecco, i blade sono interessanti perché hanno gli angoli smussati in modo specifico, e poi sono tre perché ci permettono di ottimizzare con la forma. E per esempio questo qua è molto specifico per i trigger, questo sulle superfici muscolari più ampie, quale può essere il quadricipite, la schiena. Questo invece ha gli angoli smussati e ci permette di gestire meglio la profondità di azione. I movimenti, diciamo, i movimenti specifici di questa tecnica, appunto, sono lo sliding, la frizione silente, lo scrolling, lo stripping, il massaggio trasverso profondo, la pressione, lo scrapping, la trazione e lo smooth, quindi scavare, che viene utilizzato di più per le cicatrici. Ecco, queste sono alcune azioni, vedete, durante le applicazioni. Queste sono un trattamento sulle cicatrici. Questo invece è un trattamento lombare, vedete che qua siamo sulla fascia toraco-lombare, quindi per cercare di scollare la fascia toraco-lombare. Questa è una tecnica molto molto efficace. E invece questi qua sono trattamenti delle cicatrici e trattamenti fasciali. Vi faccio vedere questo video, che potete trovare anche su YouTube, che può essere interessante. Ecco, qui praticamente sto spiegando, questo è durante un corso, sto spiegando praticamente, questo è un collega che ha avuto un doppio intervento chirurgico, un intervento addominale e anche un idrocele, e quindi praticamente queste due cicatrici sono disfunzionali e sto cercando di scollare proprio questa cicatrice. Questa invece è un'accoppiata, praticamente un trattamento di vedete, fatto addirittura sul nastro, quindi praticamente ho fatto una somma fra nastro e physioblade, quindi in questo caso ho una doppia azione. Adesso vi faccio vedere solo questi due. Questo è un campione del mondo di ski roll e aveva un problema alla benderetta iliotibiale. Porca miseria, pensavo che partissero insieme, e quindi qua praticamente sto facendo un'azione di stripping, e quindi sul tensore della fascia lata, mentre qui sto facendo un lavoro in movimento, quindi mentre lui lavora, vedete, mentre attiva la muscolatura, sto facendo un lavoro direttamente. Quindi questo abbiamo detto già che è il futuro, e io ho l'ultima slide e ho finito. E quindi adesso passo la parola a Corrado e sono pronto per rispondere alle vostre domande. Eccoci. Vado? Puoi andare. Allora, qui abbiamo la presentazione tua. Sì. Ok. Allora, di nuovo buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti a questo live mio e di Rosario. E io invece vi parlerò della parte che concerne la fibrolisi medica. Quindi tutto quello che non utilizza strumenti a forma di lama, ma ganci con spatole non chirurgiche. Quindi intanto... nello specifico vi presento la mia di metodica, di tecnica, ecco, quella che ho sviluppato in questi anni di sperimentazione e di esperienza anche personale, che è la FCF, la fibrolisi connettivale fasciale. Quindi questa è intrinseca chiaramente alla fibrolisi medica, perché
La fibrolisi medica può essere anche scorporata dall'FCF, nel senso che se io volessi applicare soltanto la fibrolisi medica, utilizzerei le spatole. Le spatole che hanno un obiettivo molto semplice, quello di normalizzare condizioni anomale miofasciali. Quindi la normalizzazione di condizioni miofasciali anomale precocemente, cioè con un'età anagrafica molto giovane. Quindi ad esempio addensamenti tessutali, banalmente anche chiamati contratti muscolari, con un'insorgenza diciamo di pochi giorni, di poche settimane, che presentino ancora delle situazioni di malleabilità, sia a livello manuale che anche a livello strumentale. Quindi la fibrolisi medica si impiega nel trattamento delle disfunzioni miofasciali, che denomineremo, per semplificare il discorso, addensamenti fibrotici semplificati. Perché il trattamento è precoce? Perché appunto, come dicevo prima, quello che ci importa è sfruttare la plasticità del tessuto, cosa che invece più anagraficamente il tessuto diventa, avanza col tempo, quindi anche il problema inizia a caricarsi di un'anzianità particolarmente importante, più sarà difficile normalizzarlo e più saranno richiesti vari tipi di strumenti. Nello specifico, i miei strumenti di lavoro sono questi. Quindi abbiamo un astuccio che ha tre lame, tre strumenti YASM, quindi tre tools miofasciali, che sono lo strumento tartaruga, lo strumento lumaca, scusate, che è lo snail tool, la barra a cicogna e lo strumento pappagallo. Vedete che hanno forme differenti, che hanno delle linee differenti e ognuno di esse ha delle proprie specificità. Quindi ad esempio il parrot tool, lo strumento pappagallo, potrebbe essere utile per normalizzare, sempre a livello di strumento YASM, non di fibrovisore, delle condizioni di anomalia su piccoli muscoli, come ad esempio potrebbe essere il massetere, riferendoci alla zona temporomandibolare. E poi, nello specifico, io uso tantissimo i Flaming Hooks, che sono i fibrovisori che vedete alla vostra destra. Vedete che hanno diverse dimensioni, i ganci hanno una diversa raggiatura e permettono l'inglobamento piuttosto che il prelevamento di partizioni tessutali differenziali. Quindi ad ogni gancio, ad ogni raggiatura corrisponderà generalmente un utilizzo specifico in parti del corpo specifiche, che generalmente si distinguono per volume e dimensione. La fibrolisi medica prende spunto chiaramente dalla fibrolisi chirurgica, quindi la fibrolisi non l'ho inventata io, non l'ha inventata nessun altro al di fuori del suo padre precursore, che è Kurt Ekman. Ma c'è una differenza, che la fibrolisi di Ekman nasce per demolire condizioni anomali o punti di fissazione sui tessuti, che sono gli esiti corpuscolo aderenziali di fibrosite o aree corpuscolari e aderenziali. C'è differenza, perché le aree corpuscolari sono dei piccoli punti preposti dove, per, come diceva prima Rosario, per un discorso di aggregazione proteica, nella fase di assorbimento del sudato, la parte liquida si dissolve, la parte invece proteica a volte si organizza e si appiccica, creando dei punti specifici di alta dolorabilità, i quali hanno un volume pari a una capocchia di uno spillo, quindi vanno da quella dimensione fino a un piccolo nocciolino, o aree aderenziali. Quindi si utilizzano sia per l'uno che per l'altro, sia per questi piccoli punticini di alta dolorabilità, palpabili a livello soltanto strumentale, più precisione per essere precisi, e aree invece dove ci sono delle condizioni di addensamento aderenziale, quindi di difficoltà. Vi faccio un esempio.
Per farvi capire quello che succede nel tessuto cancerogeno sudato, dovete immaginare di rompere un uovo in una padella. Se io rompo un uovo in una padella e lo metto al sole, la parte liquida sotto il sole evaporerà, la parte proteica rimarrà appiccicata alla padella. Ed è proprio quello che succede nel tessuto. E vi accorgete di essere in quei punticini proprio perché, essendoci dei picchi di alta durabilità, quando il ferro, affondando e ispezionando, esplorando, setacciando il tessuto, aggancia questa piccola area, che è un'area, è un addensamento di proteine con una forma irregolare, il dolore, il picco del dolore arriva da 0 a 10 in un nanosecondo. Una differenza che voi potete notare nell'immagine in basso a sinistra è sicuramente la differenza di spessore della spatola. La spatola chirurgica, che è una spatola tagliente che richiede grande esperienza per essere utilizzata, è molto inferiore, è nettamente inferiore a quella medica o utilizzata nella FCF, nella fibrolisi collettiva fasciale, proprio perché la fibrolisi collettiva fasciale può eseguire frammentazioni ma prettamente di primo livello, quindi quelle finalizzate alla normalizzazione di tessuti che presentano addensamenti di tipo aderenziali, non prettamente corpuscolo aderenziale o corpuscolare, anche se in realtà con le spatole non chirurgiche, con un lavoro fatto a dovere, spesso si riesce a ottenere un risultato verosimile a quello che si ottiene con le spatole chirurgiche, che sono comunque spatole specifiche. Quindi la prima differenza è lo spessore delle spatole, che si differenzia appunto perché una è molto sottile e tagliente, l'altra invece è leggermente più spessa, molto più sicura e non tagliente. Poi nella fibrolisi medica si utilizzano tutte le parti del ferro. Utilizzeremo non soltanto la concavità dove verrà accolto il tessuto, quindi dove verrà posizionato il tessuto all'interno per impedire le monte di intervieni, impedire che il tessuto venga rotto, quindi limitando l'inerzia che si sviluppa durante il movimento, no? Che può essere più o meno brusco. Ma utilizzeremo anche le convessità, gli steli e l'impugnatura, o giusto che dir si voglia. Quindi un ferro, noi da un ferro ricaveremo molti più ferri, simulando così alcune funzioni specifiche o specialistiche che hanno molti ferri che adesso ad oggi si vedono in commercio. Quindi si parla sempre di simulazione o emulazione, non è un sostitutivo, però in molti casi può garantire risultati molto molto soddisfacenti. Un'altra caratteristica di fondamentale importanza è che nella fibrolisi medica, quindi nella fibrolisi connettivale fasciale, la presa del ferro si esegue con una presa a pinza della mano libera, dove l'indice della mano libera si fissa sulla punta del gancio. Quindi si fissa proprio perché, essendo questo un gancio non chirurgico, è possibile bloccarlo sulla cute, limitando, e parlo sempre di limitazione, perché se uno non sta un pochettino attento, si distrae, comunque vive nell'imperizia, è possibilissimo forare questo ferro. È per questo che vengono fatti i corsi di formazione, non tanto per divulgare la tecnica, quanto per far sì che le minuzie vengano meglio definite con una presenza sul campo. E ci sia anche proprio una relazione istruttore discente per perfezionare bene tutti quelli che sono i meccanismi, appunto, anche di percezione del dolore sulla propria pelle, che è quella che poi prova il paziente. Quindi dicevo che nella fibrolisi medica il dito fissa la spatola, proprio perché la spatola è una spatola sicura che tendenzialmente non
non perfora la pelle, difficilmente la perfora se uno non sta attento. Mentre nella fibrosi medica e nella fibrosi chirurgica, il dito della mano libera, sempre con un movimento a pinza della mano libera stessa, non si tiene sulla spatola perché la spatola è sottile. Quindi, nel momento in cui ho spinto, sono andato in credito di tessuto all'interno della convessità, della concavità del ferro, il movimento di va e vieni, che è lo stesso in ambedue i casi, essendo pur questo, essendo pur nettamente più brusco, deve sempre considerare che la spatola è una spatola chirurgica, quindi il posizionamento dell'indice della mano libera sulla stessa punta della spatola garantirebbe una forzatura eccessiva della resistenza elastica, della barriera elastica del tessuto, creando o aumentando la possibilità di perforare il tessuto stesso. Scusami Corrado, posso fare una precisazione? Sì. Ecco, scusa se ti interrompo. Ecco, visto che stiamo parlando di perforazioni, era proprio questo che volevo sottolineare. Bisogna avere una grande manualità e quindi bisogna partire con il piede giusto, bisogna cercare di apprendere la tecnica da chi veramente ne è padrone di questa tecnica. E quindi la formazione, a mio avviso, in questa tecnica è fondamentale e si hanno veramente dei risultati eccezionali. Si riescono a liberare delle fibrosità post trauma muscolare, quindi una cicatrice muscolare con questa tecnica in modo eccellente, però bisogna avere la tecnica, bisogna essere padroni di una tecnica eccellente. Quindi ecco, questo a mio avviso è importantissimo, perché noi non possiamo rischiare, come ho detto durante la mia relazione. Noi dobbiamo fare del bene al nostro paziente, non possiamo rischiare di fargli del male. Ecco, grazie. Ok, grazie a te. E quindi, sì, io mi aggancio un secondo al tuo discorso, Rosario, perché spesso purtroppo i corsi di formazione vengono visti come quello vuole guadagnare sulla mia pelle. Invece in realtà non è così, perché soprattutto quando si utilizzano questi strumenti, diciamo, se uno dovesse comprarli, impararli a usare su YouTube, il rischio che faccia male a qualcuno è altissimo. È per questo che però specificavo che è corretto apprendere la formazione durante un corso, perché ci sono alcune minuzie che non si imparano guardando un video, ma che si apprendono sperimentando anche al corso stesso. Quindi è di fondamentale importanza seguire una formazione in questo senso. Per tornare al nostro discorso, invece, dicevo che abbiamo visto la differenza che c'è tra posizionamento della mano libera sul fibrillatore medico, quindi per fissarlo sul mantello cutaneo, posizionamento cutaneo e fasciale, posizionamento del fibrillatore chirurgico, sempre col movimento di presa a pinza della mano libera, dove l'indice non fissa la spatola sul mantello cutaneo, onde evitare perforazione. Un'altra cosa che è importante nella presa del ferro, questa è vale per entrambe le tecniche, è il posizionamento di una o più dita libere sullo stelo. Perché? Perché il ferro diventa un sesto dito. Quindi nel momento in cui io ho necessità di setacciare, individuare, normalizzare o frammentare una struttura che presenta delle anomalie o corpuscolari o aderenziali o fibrotiche, io devo interfacciarmi con lo strumento che ho in mano, che per fare un passo indietro, e non è per scoraggiare, ma è per stimolare la coscienza delle persone, può essere un'arma, benissimo, perché un attimo di distrazione, un'imperizia, il ferro taglia o perfora. Quindi ci vuole sempre massima attenzione nell'utilizzo. Quindi allora le dita sullo stelo servono a comunicare con la mano che
pilota il ferro. Come? Nella fase ispettiva, esplorativa e setacciatoria, il ferro si addentra nelle partizioni del tessuto, quindi nelle partizioni tessutali, va in profondità, una profondità chiaramente relativa e proporzionale alla lunghezza del gancio che sto utilizzando, quindi alla raggiatura, ma anche alla lunghezza proprio di questa raggiatura. Una volta che mi sono addentrato nel tessuto, nel movimento di ispezione ed esplorazione, si esegue quello che viene definito va e vieni. Va e vieni è il classico momento dove io spingo e rilascio, spingo verso, diciamo, il paziente e traziono verso di me. Questa modalità cosa permette? Permette di percepire delle vibrazioni particolari che sono quelle che poi andranno demolite o frammentate. Quindi io percepirò un classico rumore, una sorta di crepitio o una vibrazione accentuata, sempre correlata a uno stato di dolore importante o di dolorabilità importante, soprattutto se stiamo trattando dei limiti corpuscolari, dove ci sarà una differenza abissale tra quella zona che sto prendendo in esame e un'area che invece è già normalizzata. Quindi, quando si percepiscono crepitii piuttosto che vibrazioni importanti, ma il paziente diciamo esprime un dolore normale, un dolore da tra virgolette penetrazione del ferro che farebbe male a chiunque, perché chiaramente stiamo affondando un tessuto con un ferro, tagliente o non tagliente che sia, quindi la pelle ha vengono stimolati i recettori del dolore cutanei, quindi si percepisce una sorta di dolore. Ma il conto è il dolore da forzatura o da stimolazione dei nocicettori, un conto invece è il dolore da reclutamento di un'area, diciamo, disfunzionale. È ben diverso, cioè la scala del dolore è praticamente completamente differente. Se nel momento in cui noi andiamo a trattare una zona anomala o corpuscolare o differenziale, quando io individuo quel punto preciso, il paziente fa la classica gestualità, tipo appunto la mimica facciale, l'alterazione strizza gli occhi, la verbalizzazione, il segno di fuga o il saltino. Queste sono un pochettino le condizioni che ci danno l'indicatore sul fatto di aver appunto reperito questa condizione anomala. Qua abbiamo invece alcune tecniche che non sono contemplate nella fibrolisi chirurgica, ma che sono contemplate invece nella fibrolisi medica o FCF, fibrolisi connettivale fasciale, dove ve ne faccio vedere alcune, ho messo delle iconografie, dove abbiamo nella prima fotografia a sinistra una tecnica di stripping che utilizza il gancio, quindi utilizza la spalla di un qualsiasi gancio di quelli che avete in dotazione e il tocco è sfiorato, quindi qui non si va a indurre una stimolazione connettivale. Quindi verosimilmente quello che voi farete in teoria con il pollice o con le due dita nel massaggio connettivale, chiaramente conoscendo le tecniche proposte nel flessogeno, potete utilizzare il ferro. Questa è una delle funzioni, quindi lo stripping lo utilizza anche per questo motivo, oltre che per altre cose che per motivi di tempo, adesso di tempo ristretto, non posso argomentare. Invece nell'immagine alla sua destra, dello stripping, abbiamo un soft deep sliding, che è una tecnica lubrificata, tanto quanto anche lo stripping. Quindi in tutte le tecniche dove il ferro è fatto scorrere sul tessuto è richiesta la disposizione, la propagazione di un sottile film di olio di crema lubrificata, perché altrimenti la pelle andrebbe a infiammarsi o quantomeno infiammarsi, diciamo, reggendo quelle reazioni che non permetteranno più di essere trattate.
quindi esempio delle lezioni stabili. Ne soffre di più. Ci sono problemi di audio. Prego? Ci sono problemi di audio, avvicinati un po', ok? Mi senti? Ora sì. Ok, quale qualche pezzo è stato perso, che lo ripeto? No, 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 due secondi, quando ti sei allontanato. Adesso va bene. Va bene, ok, allora. Nel soft vuoi rispondere a questa domanda che ci fa Damiano, una precisazione peraltro, Vediamo, la formazione e certificazione sono sempre necessarie, poi un problema può capitare a chiunque, ma la questione di sicurezza rispetto al ciclo. Allora, ti rispondo subito, guarda Damiano, io non mi vergogno a dirlo, ma lo dico anche pubblicamente, quello che poi dico anche ai corsi di formazione, perché è un indicatore importante che va detto perché così una persona capisce che ha in mano uno strumento o ha in mano un'arma che può creare anche un danno. Allora, io sono 20 anni che pratico questo tipo di tecnica. Nello specifico, 20 anni fa ho imparato la fibrolisi. L'ho osservata, ho fatto un lungo periodo di tirocinio, tra virgolette, dal mio maestro, dai miei maestri, quelli che sono stati, gratuitamente, dove mi hanno insegnato a usarli, mi hanno corretto, mi hanno cazziato, punito, quanto umiliato, eccetera, eccetera. E dico che qualche anno fa da me venne un paziente in studio. Questo paziente io lo conosco benissimo, quindi per me era uno di famiglia, sono anni che ero in trattamento e quant'altro, e è venuto per un problema specifico sul TFL, sul tensore della fascia lata. Io col fatto che lo conoscevo, c'era confidenza, si vedeva e scherzava durante il trattamento, una persona molto gioviale, è una persona molto gioviale, di una certa età, però comunque molto amicone, molto insomma divertente e quant'altro, nel parlare, nell'attimo di distrazione, gli ho proposto questa tecnica perché sarebbe stato il caso di applicarla, ma peccato che nella fase di anamnesi non gli ho chiesto se assumeva anticoagulanti, e li assumeva, e gli ho fatto praticamente un danno vascolare abbastanza importante, gli ho creato un travaso abbastanza importante, per fortuna che era un amico. Quindi la formazione serve, è fondamentale, ma serve anche perché dà degli indicatori, non soltanto come si dice, teorici, come stiamo facendo in questo momento, ma servono a rafforzare delle informazioni con dei rinforzi positivi fatti sulla propria pelle, cioè il vissuto sulla propria pelle, quando si fanno le prove pratiche. È per questo che è importante fare i corsi di formazione. Questo è valso per me. Sono andato dal bottegaio per imparare, è valso per Rosario e dovrebbe valere un pochettino per tutti questo discorso. Ok, spero di aver risposto in maniera esaustiva diciamo osservazione. Dicevo, nel soft and deep sliding, che è una tecnica che si esegue sempre con un minimo film di lubrificazione, si utilizzano nel soft sliding, quindi nello scivolamento, si utilizza l'impugnatura del ferro, quindi avendo un volume nettamente maggiore diventerà uno scivolamento superficiale delicato, per far sì che la temperatura del tessuto venga portata fino ai 40 gradi, come diceva Rosario, per poter applicare il deep sliding, che si esegue con lo stelo, che essendo volumetricamente molto più sottile, scende anche più in profondità. Di conseguenza, il trattamento è nettamente più incisivo sul tessuto. Infatti, quando si passa nel momento in cui noi andiamo a scorrere con il manipolo, non percepiremo le anomalie, questi frizionamenti sulla cute. Nel momento in cui invece andremo a utilizzare lo stelo, si sentirà una serie di
di impedimenti, come se si come se come poi realmente succede, si delle rotture di addensamenti adesi l'uno all'altro, ed è una tecnica attiva, quindi si chiede collaborazione al paziente, cioè si esegue in questo caso come nella foto, chiedendo al paziente di eseguire dei movimenti in lateroflessioni che noi seguiremo con il nostro ferro. Nella tecnica invece di basso a sinistra di Strain, qua utilizzeremo due ferri, strain significa deformare, quindi è una tecnica con funzione connettivale e fasciale e serve principalmente non tanto per generare catene di stimoli come potrebbe essere nello stripping, quanto a scollare tessuti particolarmente adesi ove possibile scollarli. È una tecnica molto molto utile e molto efficace anche nel trattamento degli esiti cicatriziali ben organizzati, quindi con possibilità di essere trattati. L'ultimo trattamento che viene proposto nella FCF, quindi la fibrolisi connettivale fasciale o fibrolisi medica che dir si voglia, è la frammentazione. La frammentazione si suddivide in due livelli, di primo e di secondo livello. Il primo livello è quello dove si va a normalizzare un tessuto che presenta delle restrizioni o delle limitazioni nel comparto elastico del tessuto stesso, quindi nella componente elastica, mentre quella di secondo livello è finalizzata alla demolizione degli esiti corpuscolo aderenziali di fibrosite o addensamenti corpuscolari e aderenziali, quindi in tutti e due i casi. I quattro elementi che caratterizzano lo sviluppo della frammentazione, dopo aver chiaramente eseguito un'ispezione manuale, perché la mano per ispezionare, per valutare, è sempre di fondamentale importanza. Una volta che si è individuata la zona, con il ferro si va a ispezionare, si va a setacciare in maniera specifica, affinché poi questo punto venga isolato, l'area da frammentare o da normalizzare. Nel primo caso, quindi nella frammentazione di primo livello, non si richiederà l'attivazione della IPC, quindi dell'infiammazione programmata e controllata. Cosa che invece sarà necessario attivare nel secondo livello, quando ciò avviene, quando vi è richiesta una demolizione corpuscolare o aderenziale in quelli che sono gli esiti corpuscolo aderenziali di fibrosite. Perché? Perché nell'infiammazione programmata e controllata chiaramente si va a fare un richiamo di sangue, nel senso c'è una stimolazione a livello vascolare che si occupa di stimolare la produzione di mediatori infiammatori che hanno sia una funzione di riorganizzazione del tessuto, riparazione del tessuto, ma anche di riassorbimento di ciò che è stato demolito. Quindi tutta la componente proteica che viene demolita viene inglobata nella massa di sangue, il quale poi se la trasporta via ripulendo la zona. I quattro elementi che accomunano la fibrolisi medica a quella chirurgica sono ritmo, ampiezza, forza e velocità, che devono essere sviluppati sempre, devono essere sempre mantenuti durante tutta l'attività di frammentazione, sia di primo che di secondo livello. Non si può perdere ritmo, non si può perdere ampiezza, non si può perdere forza, non si può perdere velocità. Affinché ci sia un risultato, questi elementi vanno sempre mantenuti costantemente nel tempo, fino a che poi non si percepisce che il crepitio o l'inerzia del tessuto, piuttosto che l'impedenza del tessuto percepita tramite le vibrazioni prodotte e distribuite poi lungo lo strato del ferro, le quali poi saranno captate dalle dita libere posizionate sullo stilo,
non vanno a ridursi se non a scomparire, e il paziente si ritesta. E poi, per quanto riguarda invece le applicazioni, quindi la cadenza sia dell'una che dell'altra, quindi sia della frammentazione di primo livello che di secondo livello, si va di caso a caso. Non c'è se ne fa una ogni 3 giorni, se ne fa una ogni 2 giorni, se ne fa una QB al bisogno. Potrebbe essere una ogni 3 giorni, una alla settimana, sempre poi in funzione del tipo di frammentazione che si va. Una ogni 10 giorni, una ogni 4 giorni. Si valuta di volta in volta, anche perché ogni tessuto tendenzialmente dà delle risposte a questo tipo di intervento, che è molto profondo, spesso anche molto doloroso, ma anche molto molto efficace, e 9 volte su 10 anche risolutivo. Chiaramente il tessuto risponde, è sempre una sorta di trauma che il tessuto subisce, quindi non sempre il tessuto una volta successiva è pronto per ricevere questo tipo di trattamento. Si valuta di volta in volta. Scusa Corrado, volevo precisare una cosa, oltre voglio solamente aggiungere che oltre a queste caratteristiche del tessuto, chiaramente ci sono delle caratteristiche personali, perché ogni struttura fisica è diversa, ogni fascia è diversa, e se noi pensiamo solamente a una cicatrice post-chirurgica, ci sono alcune persone che sviluppano delle cicatrici aderenziali, sviluppano delle cicatrici diciamo non funzionali, e quindi la stessa cosa avviene quando noi sottoponiamo il nostro paziente a queste tecniche. Adesso, mettendo insieme sia quello che ho detto prima io con i blade e adesso quello che ha detto Corrado per quanto riguarda la fibrolisi, vedete come queste due tecniche praticamente si concatenano. Abbiamo bisogno più di un lavoro profondo, allora si va con la fibrolisi; abbiamo più bisogno di un lavoro fasciale superficiale, si va col blade. Ecco, andiamo alla conclusione, vai Corrado. Allora, io, se non ci sono domande specifiche, avrei... Se magari c'è una domanda... Esatto, avrei concluso. No, possiamo che... anche chiudere. Prego? Sì, no, sì, no, dicevo che avrei... qualche domanda, comunque noi vi ringraziamo per la vostra presenza, tenete sempre d'occhio questa pagina, perché metteremo, magari faremo qualche altro live, visto che siamo tutti al 41 bis in casa, e quindi magari facciamo qualche altro live con qualche altra tecnica, comunque approfondendo alcuni aspetti. Se non avete nessuna domanda, noi chiuderemmo qui e ci salutiamo. Vedo che non ci sono domande. Ok, vi salutiamo, buona serata a tutti, ciao. Grazie, buona serata a voi. Ciao, 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 ciao.